Sul cartello c'è scritto fine lavori 29 dicembre 2014. Secondo i programmi stilati dall'ANAS, tutto sarebbe stato pronto un mese e mezzo fa. Invece rimane desolatamente vuoto il cantiere che avrebbe dovuto mettere in sicurezza la statale 16 a nord di Vasto. È un'opera pubblica incompiuta e non è l'unica nel vastese. Anzi, più che incompiuta, appena iniziata e poi abbandonata a se stessa da quasi un anno. Mentre l'incrocio di località Pagliarelli rimane insidioso e da sempre teatro di incidenti gravi. Dopo tanti feriti e numerose proteste, residenti e automobilisti sembravano aver finalmente ottenuto ciò che chiedevano da anni. Il 6 marzo di un anno fa l'ANAS annunciava la realizzazione di 3 rotatorie oltre alla ricostruzione del ponte sul torrente Apricino. I tempi sembravano definiti nei minimi dettagli. I lavori, che verranno avviati entro la fine di marzo, garantiva l'ANAS, prevedono la realizzazione di 3 rotatorie e la demolizione e ricostruzione di un ponte per un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro al fine di incrementare la sicurezza stradale lungo il tratto della statale adriatica interessato. Li avrebbe eseguiti un'associazione temporanea di imprese della provincia di Frosinone, con un termine per l'esecuzione di 300 giorni consecutivi, con l'ultimazione quindi prevista per il 29 dicembre scorso. Ecco invece come si presenta oggi l'area dei lavori. È un cantiere totalmente abbandonato. Un nuovo tratto di strada è stato appena abbozzato. Una massicciata di ghiaia e sabbia divisa in due dal torrente. Nient'altro se non un cantiere abbandonato.